Finalmente ci siamo, è uscito Inazuma Eleven Heroes Great Road. È quello che direi se fosse veramente uscito, ma non è uscito. E non si sa quando esce. Non si hanno date a parte un generico 2023, ma abbiamo una patch di cui vi lascio il link in descrizione, sia al canale del creatore e del suo team, e anche della patch stessa, oltre al Discord. Questo è Inazuma Eleven 3, però... questa patch comprende personaggi di Heroes Great Road. O comunque i personaggi di Ares e Orion. Ci sono i personaggi di Ares e Orion, tra cui c'è anche Yurika Beowar. Quindi, ok, qui ci sono dei giocatori nell'area del distretto dello shopping. Vediamo un po'. Attila Han, o Hun. Questo è un giocatore nuovo. Ryoma Roma. Vediamo un po', 4 monete gialle. Vediamo un po' chi ci può uscire ora. Fire, open. Jimmy Kirk. Ok, dov'è che si trova? O ci viene direttamente lui? Viene direttamente lui, bene. Vediamo un po' con quest'altra gialla cosa esce. Nyx Pluto. Ok. Ok, questo è di Go. Perfetto, questo è sicuramente di Go. Vediamo un po', 3 monete rosse, se ci esce qualche altro giocatore figo. Sangook Han, come no? Certo, vieni, vieni. Doug MacArthur, Dodge. Dodge proprio è soprannome. Non ne avevo idea. Non ne avevo idea. Però ora lo so. Vieni qua con noi, Doug. Un altro giocatore di Inazuma Eleven Go. Mi sa che ci sono più che altro giocatori di Inazuma Eleven Go, però ho visto anche il trailer per Yurika. E era forte come trailer, non era male. Ecco qua, questo è il trailer per Yurika. È fighissimo. Lei quindi dovrebbe esserci in questa patch scaricabile. Però ovviamente io ho preso un salvataggio a caso, non è che l'ho esplorato a fondo. E quindi... magari se voi ve lo volete giocare da capo in Inazuma Eleven 3 avete voglia. Magari poi potete anche scoprire questi personaggi. Davvero davvero fighissimi. Ci hanno lavorato un bel po'. Non è semplicemente rifare il colore delle tecniche. È proprio cambiarle totalmente. Inoltre non so se riesco a trovarle qui. Se Special Pool, questa è nuova. Questa è nuova, questa non c'era sul 3. È stata fatta da zero, perché non potevano farla. Quindi hanno effettivamente lavorato sulle tecniche, le hanno create da zero. È davvero fantastico. Eccolo qua, Doomgeyser, va. Questa è nuova, questa da zero l'hanno fatta. Abbiamo poi personaggi che non dovrebbero ancora esistere. Tipo Rihao, eccolo qua. Ragazzi, c'è roba in questa patch. Ah, Inazuma Ichigo, il drop, Otoshi. Lion Gate, ok, è una tecnica reworkata. Froy e Malik, cosa? Fighissimo. Ah, questo è il God Cannon, non il Charge Cannon. Ok, sono tecniche comunque sia. Questa è nuova. Questa è nuova, mi pare. Hanno messo un sacco di giocatori. Blue Starfall. Mamma mia, bellissima. Vabbè, questa già c'era. Questi piccoli showcase sono bellissimi. Vabbè, Prime Legend, vabbè, ovvio. Essenzialmente quello era Victor, quello, vero? Io però una cosa vorrei dirla. Questo Mark è rifatto, non è il Mark che conosciamo noi del 3. È diverso. Mamma mia, ragazzi. Questo vabbè, dai. Non merita quella. Questo è bella però, è il Tekken. Però Segi no Tekken, è il pugno di giustizia. Però, insomma, il fatto è che secondo me per trovare personaggi nuovi bisogna girare a lungo e parlare un po' con tutti, sfidare le altre squadre, cosa che io non ho voglia di fare un'altra volta.
per Inazuma Eleven 3, capitemi. Poi questo è un video giusto per mostrarvi la patch. Ad ogni modo, in descrizione trovate la patch, il canale e il Discord dei creatori e dei creatori. Quindi dategli un'occhiata se volete. Niente, io vi ringrazio invece per aver seguito questo video e ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye!